Incidente stradale questa mattina all'incrocio di via Colombo e via Silvia ad Agropoli. Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle ore 10. Un cittadino di nazionalità straniera è stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'uomo è stato subito soccorso dall'automobilista e da diversi cittadini presenti sul posto. Immediato l'intervento del 118 che ha prontamente assistito il malcapitato trasportandolo in via precauzionale in ospedale per gli accertamenti del caso, ma fortunatamente le sue condizioni di salute non desterebbero preoccupazione. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Agropoli per capire l'esatta dinamica del sinistro stradale e i vigili urbani della locale stazione. Ad assistere alla scena anche il consigliere di opposizione Gisella Botticchio, che ha dichiarato ai nostri microfoni quanto segue. È successo che 2 anni fa la povera Isa ha perso la vita su questo luogo. Guarda, Raffaella, non ci stanno né le strisce bianche, sono sparite. È in un incrocio abbandonato. 15 giorni fa un'altra signora si è rotto il bacino, è andata in ospedale, adesso è a casa. Oggi l'ennesimo episodio. Non se ne può più. Io non mi muovo di qua finché non vengono a fare un incrocio quantomeno canalizzato. Voglio un incrocio canalizzato e voglio le strisce bianche perché non se ne può più. Questi negozi sono terrorizzati nel vedere questi fatti troppo vicini, quindi c'è qualcosa che non va. Voglio immediatamente questo incrocio canalizzato, non se ne può più.